nuovo appuntamento, quello che vi fa entrare qui a Due Chiacchiere in Cucina. Buongiorno! Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno ai Golden Chef che hanno deciso di essere con noi anche oggi, magari nuovi Golden Chef. Sono contenta. Sempre più. Assolutamente. E nel magico mondo delle food blogger abbiamo scoperto, pescando, anche questa meravigliosa ragazza che si chiama Claudia Sgarbossa. Clau in the Clouds. Esattamente. Il nome del tuo blog è bellissimo. Grazie, grazie. Con lei andremo a scoprire non solo il piacere della cucina, ma anche dell'Italian style e un filo conduttore tra Italia e Messico, visto che a noi, Ilenia e a me, le storie piacciono così tanto che non potete assolutamente perdervi. Esatto. Anche perché c'è una storia d'amore. E c'è un po' di tutto. C'è sempre quella quando c'è un viaggio all'estero o qualcosa del genere. L'importante è che non ti sia Plinio il Vecchio, perché è sempre lì in agguato. Sì, è qua. Dopo ti spiegheremo perché. Okay. Allora, due ricette anche oggi, vi consigliamo. Sì, quindi. Grazie. Ah, che siete subito, ragazze. Intanto verso. Due ricette anche oggi. La prima sarà vellutata di carciofi e topinambur o topinambur con crumble di acciughe. Quindi la prima sarà una ricetta salata. E la seconda? Sempre il filo conduttore è il crumble, un dessert che è un crumble di noci con mele caramellate e mousse allo yogurt greco. Io prendo tutti e due oggi. Perché Ilenia intanto si porta avanti con il lavoro. Invece volevamo subito mettere le mani avanti e ricordarvi che nel caso vi perdeste dei passaggi delle ricette che Claudia Sgarbossa ci porterà quest'oggi, ci presenterà quest'oggi, non dovete preoccuparvi, perché attraverso i social avete la possibilità di andarvi a vedere passo dopo passo appunto la preparazione di questi piatti. Ogni tanto guardate anche le stories di Instagram, dove esce proprio il meglio di noi e di Ilenia soprattutto, che oltre ad essere molto bella vuole anche la pace nel mondo. Questo è giusto, sempre con verità vera. Perfetto. No, sai che lei è una nostra appassionata telespettatrice, eh? Sì. Tu sai che voglio la pace nel mondo. Certo. E anche il dolce nel mondo. Eccoci qua, siamo ritornate a Due Chiacchiere in Cucina con la nostra ospite Claudia Sgarbossa. Sì. Ricordiamo clouindtheclouds.it. Esatto. Cloud, molto bella. Ma mi ha molto colpita questa cosa, ma è tua farina, il tuo sacco. Sì, vabbè, farina del mio sacco, perché Clau è il mio soprannome da sempre. Tutti ti chiamano Tutti Clau. Mi chiamano Clau. E mi ricordava un po' Nuvole, un po' il mio modo di essere. E poi c'è Messico. Nuvole, e poi Messico c'è Messico e Nuvole. E insomma, il cerchio si è chiuso. Allora, dicevamo, il primo piatto di quest'oggi, vellutata di carciofi e topinambur con crumble di acciughe, per il quale vi servono questi ingredienti che sono prontissimo con i miei nuovi occhiali a darvi: 400 g di topinambur, che io adoro, 3 fondi di carciofo, mezzo litro di brodo vegetale, un porro, un cucchiaio di olio extravergine di oliva, mentre per il crumble vi servono briciole di pane raffermo, olio extravergine di oliva e 2 filettini di acciuga. La vellutata alla maniera di Claudia parte da che cosa? Ovviamente dalle verdure. Ecco. Dal mondare le verdure. Esattamente. Quindi sbucciamo il topinambur, sì, o topinambur, e la scelta non è casuale, l'ho abbinato al carciofo perché il topinambur è anche chiamato carciofo di Gerusalemme. Bravissima, è vero. Proprio per il suo gusto molto affine al carciofo, e quindi gli dà la giusta consistenza, quindi per renderlo una vellutata al posto della patata, diciamo, sì, e appunto non nascondendo il gusto dell'ingrediente, insomma, che appunto è il carciofo. Tra le altre cose, diciamo che da un certo punto di vista, se non c'è la patata, credo di capire, potrebbe essere una ricetta che va bene per esempio per il nostro Gigi, che ha deciso di mettersi a dieta. Durerà un giorno, tranquilla. Sì, anche perché tempo di fare le analisi del sangue e poi ritorna a mangiare. Poi si pente. È ottimo anche per i diabetici, dicono che ha appunto questo potere di abbassare l'indice, sì, della glicemia, sì, il colesterolo, okay, insomma, delle cose un po' magiche, non lo, okay, so, è buono insomma. No, ma è proprio buono il sentore che ha, perché ha comunque il gusto, è vero, del carciofo, ma, sì, molto più rispettoso, sì, del che poi è carino, perché tu pensa che questa roba qua, io me la ricordo, te l'avevo già raccontata nella
prima mia personale edizione di Due Chiacchiere, quando ero piccolina c'era il campetto vicino a casa ed era pieno di questi gigantesche, prego, fiori gialli, le margherite gialle, e con tutti i bambini o gli amichetti, ragazzini e ragazzine, scavando, andavamo a prenderci praticamente le patate di topinambur e scavavamo una buca e facevamo la grigliata di topinambur. Ma ti giuro, era buonissimo. Nel 1900 c'era già il fuoco? No, c'era Plinio il Vecchio all'epoca, sì, poi c'erano anche i bambini, no? I culinaires che con il coso, con il ventaglio facevano l'aria per alimentare la fiamma. Ma lo sai che li ho visti lungo un... forse è Eraclea, sì? E solo che mio marito non ha voluto fermarsi a raccoglierle. Ha fatto bene, Marco, hai fatto benissimo, ma è accontentare questa donna che è veramente antipatica. Invece tu hai un marito che è come te italiano, sì. Ma la vostra storia, vai pure, perché altrimenti dopo Ilenia dice non muovete le mani. Aspetto finché cucinate. I carciofini di Ilenia, li mettiamo già dentro. Perfetto. Tutto freddo. Allora, questa storia, tu a 4 anni, i tuoi genitori, tuo papà e tua mamma italianissimi, sì. Insomma, tuo papà ha avuto un incarico da parte dell'azienda per cui lavorava, esatto. Ed è partito, è andato in Messico, ha mollato tutto, tu sei arrivata lì, ha preso famiglia, eravamo io e mia sorella molto piccola di 7 mesi e sono arrivata lì, non ho ricordi, sono sincera, io sono arrivata ed ero... sono subito probabilmente ambientate, pure, sì, dobbiamo solo mettere su. Io uso anche il gambo del carciofo, sì, perché è la parte rotta. Noi facciamo dare un pochino questo. Sì, adesso arriva anche il porro. E il porro ho già messo io. Ti basta? Sì, mi basta magari anche un altro po' di verde, così diamo sì. un bel colore. Quanto sì. volete qui? 5? Ma che si rosoli un attimino, 6? Poi aggiungiamo il... Sì, dimmi 6? Betty, sì, un 7 anche per aumentare un po'. C'ero quasi. Ecco qua. Okay, c'ero quasi. Ti basta? Insomma. Sì, adesso rosoliamo, poi aggiungiamo il burro. Sono arrivata lì e quindi ho vissuto la mia infanzia e i primi anni, insomma, della mia adolescenza. Poi io sono rientrata, la mia famiglia si è fermata ancora lì un pochino. E poi io ho sposato un messicano che però è più italiano di me, nel senso che comunque lui ha sempre vissuto in Italia e casualmente è nato in Messico, sempre per motivi di lavoro, certo, dei certo. genitori, è figlio di amici di famiglia, quindi insomma ha proprio anche un destino abbastanza sì, segnato. E quindi niente, abbiamo poi vissuto sempre in Italia, fino a qualche anno fa quando l'azienda per cui lavorava mio marito l'ha mandato in Messico. Cioè, ma capite, veramente, sì. questo gioco di rimpallo che c'è stato, che a noi è piaciuto tanto. Sì, un fatto del destino, dico. Quindi io. Tu avevate già avuto una bambina? Avevamo Benedetta che aveva proprio 4 anni, ecco, la stessa età che avevo io quando pazzesco. Sono andata in Messico. Guarda il cerchio come sì, si chiude. E invece davvero. Poi invece è nato Alvise? È nato Alvise in Messico, concepito è nato in Messico, quindi un messicano biondo con gli occhi verdi. E siamo rientrati Sesco. Quando Alvise era molto piccolo, aveva quasi un anno, che e siamo tornati storia. Per ora, non si sa. Non si sa, magari in Messico vi richiama. Mi manca sempre. Fermi nel tutti. Senso se avete che... bisogno, sì, se avete di bisogno olio. Io mescolo. Sì, sappi d'olio. Che io mescolo. In questa cucina questo faccio. Mi manca sempre, perché infatti lo scrivo anche nella mia presentazione nel blog. Gli odori, i sapori, tutto quello che è la mia infanzia sono messicani. Ma è così forte questa sì. cosa? Perché tagliamo l'ho sentita il pane raccontare. Così. L'ho sentita raccontare da moltissime persone. Il Messico, proprio a parte i colori del paesaggio, la natura, porta anche dei profumi, degli odori che sono indimenticabili, evidentemente. Esatto. La cucina che è caratterizzata il piatto tipico, che ti manca di più, cucini messicano a sì, casa? Cucino messicano a casa e cerco di... gli ingredienti non sono facilissimi da reperire, quindi insomma c'è ancora del via vai con il Messico, quindi cerchiamo di procurarci... Il via vai con il Messico sì, è bellissimo. E quindi quando ho gli ingredienti giusti... Certo. Mescolo. Fai tu? Grazie. E cerco di cucinare, insomma vedo che un po' piace a tutti, riscuote sempre successo. Appunto è una cucina molto ricercata, cioè si tende davvero? A pensare che la cucina messicana sia il Tex-Mex, che un po' infatti. Vediamo. In realtà è una cucina gourmet, è una cucina ricchissima
massima di ingredienti, molto elaborata e con un'infinità di piatti, perché poi ha tantissime regioni e ogni regione ha delle tradizioni culinarie. Un po' come qui da noi. Esatto, un po' come qui da noi. Quindi non è fagioli, non chili. È burrito, Sicilia e quella cosa che si pensa. Poi da che parte eravate? Noi eravamo proprio a Città del Messico. Mamma mia, capitale, che è una delle più popolose del mondo. Forse riesce anche questo. Riusciamo. Adesso frulliamo il pane che deve essere raffermo. Sì, deve essere. E questo darà appunto la notte anche un po' croccante. Esatto, un po' crumble, che è proprio sbriciolato, quindi non abbiamo utilizzato il pane grattugiato perché vogliamo che la grana sia un pochino più spessa, okay, da sentirlo proprio. Va insomma. Bene, vuoi aggiungere aggiungiamo il brodo? Perfetto. Quindi il brodo allora vegetale, e questo lo facciamo andare senza fare più niente per una mezz'oretta. Così questo messaggio per me, Ilenia, lo lasciamo andare senza fare più niente per una mezz'oretta. Sì, capisci così. Che cioè, non sono proprio così fuori dal mondo quando te lo dico? Guarda, io meno male che ho Enrico Bianchi che mi capisce, vero Enrico? No. E voi invece mi capite, vero che mi capite? Ecco, due chiacchiere chiocciola telepadova.tv, mandatemi delle email di supporto, vi prego. Quindi possiamo prendere una padellina e magari... Vedi, tutto... noi abbiamo tutto nuovo in cucina. Ma lo sai che funziona benissimo. No, noi dobbiamo veramente ringraziare Euronova, perché ha dato una nuova veste alla nostra cucina. L'hai fatto vedere l'affila coltelli tu? No. No. C'è questa cosa che trovo che sia una figata pazzesca. Scusa, cioè, veramente. Se tu mi chiedi, c'è l'affila coltelli, tu mi devi dire donne. Donne. È arrivato l'arrotino. No, ma e la cosa quindi... carina di quell'aggeggio, faccio io a Gigi, vuoi? La cosa carina, volevi far vedere? Aspetta, perché Gigi, bravissima. Allora, scusa, c'è un bottoncino. Sono passata davanti. Sì? Fai così, parti da qui e esatto, fai così. Esatto, perfetto. Dopo giri di qua che è la grana un po' più sottile. Ok. E la cosa bella è che serve anche per le forbici. Esattamente. Capite? La cosa che io consiglio vivamente è che poi vada sciacquato sotto l'acqua ma fredda, per chiaro, non per fermare la filatura, ma anche per pulirlo. Abbiamo quindi degli accessori, come vedi, insomma. Che ci permettono di lavorare. Signori e signori, faccio anche lavori a domicilio. Volentieri. Sei l'arrotina. Sì. L'arrotina asolana. Allora, grattugiato pane. Il pane. Esatto, quindi in briciole abbastanza sì, grossette. Poi prendiamo una padella. Sì. Sì, te la do subito. Che così intanto finché va. Ti basta? Finché vanno le verdure, sì, sì, più che sufficiente. Dove vuoi piazzarti? Vuoi che un questa la piazziamo medio di qua? Sì. E allora, questo la tieni lì. Io lo porterei di sì, là e userei questo. Benissimo. Perfetto. Anche qui mettiamo un goccino d'olio d'oliva. Certo. Così facciamo. E insomma niente, praticamente questo avanti e indietro, Italia-Messico, per cui ti è venuto in mente di visto l'amore grande che avete scoperto di avere tu e tuo marito per questa terra che vi ha accolti, eccetera. Ci ha dato un avete bambino. Deciso, esatto, avete deciso di trasformare il tuo blog in Italian style, ma in Mexican way, esatto, alla maniera messicana, insomma, mi pare bella come. Sì, perché comunque molto della mia personalità è messicana, quindi mi è rimasta quella facilità nei rapporti umani che hanno loro. Sì, ce ne avevamo accorte con i loro. Quindi, sì, sono un pochino più calorosi, insomma, certo, diciamo. E certo, io mi ci trovo molto, ecco, a mio agio. Ma anche noi, penso che ci piacerebbe sì, molto vivere in mezzo a quella gente fantastica, perché voglio dire, Messico effettivamente. Solo che mi hai un po' spiazzata con la storia della cucina gourmet. Non me l'aspettavo, perché nella mia fantasia il Messico è il posto dove, non so, ci sono se i fagioli. Food, sì, esatto, capito? Invece no, invece proprio una cucina molto molto ricercata, ricchissima di ingredienti, sì, e la cucina messicana vanta una sessantina di qualità di peperoncino diversi e ogni peperoncino ha una sua funzione, un suo abbinamento. Sì, poi c'è quello lì, c'è quello lì più piccantissimo, c'è l'avanero e non galapeño. Il galapeño è quello verde, diciamo quello più caratteristico, okay, però non è piccantissimo, infatti viene mangiato anche crudo, viene utilizzato per le salse. Tu ti sei abituata anche a questi sapori piccanti? Sì, diciamo di sì, il piccante messicano trovo che diversamente da altri piccanti picca in bocca, quindi sì, becca in bocca, certo, ma non ti becca in gola. Ah,
quindi neanche non, sullo stomaco. Esatto, quindi non ti condiziona a livello di sapori. Bevi un bicchiere d'acqua e sei pronto. Quindi a non posso fare uno scherzo. Beh, con l'avanero lo scherzo riuscirebbe molto bene. Probabilmente, vabbè. Ho un'amica che ha la piantagione, ha delle piantine a casa. Di... Buonasera, di... attenzione. La prossima volta che presenti delle ricette con i peperoncini, una marmellata. Sarò molto attenta. Va bene. Allora, tutta questa operazione per far sciogliere le acciughe, perché, quindi insomma, esatto, nell'olio. Vanno preparate così e quando sono belle sciolte, adesso che forse... è già quello per condire anche una pasta, secondo me. Sì, la famosa pasta in salsa. Sì, io non sai che non vado pazza. Io sì. Non vado pazza, è un po' come Enrico Bianchi che detesta. Anche a te, è vero? Io detesta le acciughe anche... le metterei ovunque. No, io no, non ce la faccio. Così, per esempio, sarebbero un po' tante per me. Eh no. A me, se c'è una mezza acciuga che poi scompare nell'insieme dei sapori, mi sta anche bene. Quindi due persone le abbiamo già eliminate. Esatto, ci siamo a posto. Oggi siamo tutto loro. Considerando che per due, quindi... Sto parlando con la tua amica che è dietro le telecamere. Sì. Stavo... Anche tu sei pro o contro le acciughe, Carmen? La sto convertendo piano piano, era molto delicata. Cosa non si fa per le amiche? Cosa non si fa? Fa bere, giusto? Fa bere. Allora, so, ha detto che negli anni praticamente prima era contro, grazie a Gigi, e invece adesso è pro. Cosa non si fa per le amiche? Allora, credevo parlassi di bere. Questione di tempo, l'abbiamo già fatta appunto la prima preparazione. Quanto tempo è andato, avevi detto? Mezz'ora. Mezz'oretta. Mezz'ora, per cui aveva bisogno più che altro il carciofo, ma soprattutto il topinambur. Che essendo appunto un tubero è molto duretto. Esatto, e poi viene frullato. Che doveva fare la vellutata, semplicemente giusto? Lo aggiustiamo di sale se non l'abbiamo fatto nel brodo vegetale, certo. Eccetera. Si fa sempre in tempo ad aggiungerlo. Sì, 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 perché è una crema e si frulla finché si ottiene la consistenza giusta. E poi si lavora anche in base alla densità con la quantità di brodo, più o meno, immagino, per averla più o meno densa. Esatto, adesso una zuppa abbastanza densa, proprio perché abbia l'aspetto della vellutata, senza aggiungere panne, besciamelle, eccetera, che a me personalmente, esatto, non piacciono, ma anche perché così sta a galla il nostro crumble. È vero, se no casca il palco. Invece io penso che la nostra nutrizionista, biologa, Veronica Bernardi, la dottoressa che mi sta aspettando in salottino, sarà assolutamente d'accordo con la prima ricetta della nostra Claudia. E vi aspetto in salotto. E rieccola la nostra life coach Veronica Bernardi, come Buongiorno, stai? Molto bene. Mi piace presentarti come life coach perché mi dà l'idea di una professionista come te, nutrizionista, biologa, fitness trainer, ma insomma a 360 gradi. E oggi insieme a te parleremo di grassi, grassi buoni e grassi cattivi. Esatto, i grassi nella nostra alimentazione ma anche nel nostro corpo, perché poi siamo fatti di quello che mangiamo effettivamente, sono un po' come le ruote per una macchina, fondamentali, ecco, perché se il telaio è dato dalle proteine, la benzina, lo zucchero, i grassi sono veramente parte del motore e delle ruote, quindi ci sono molti grassi buoni che compongono parti importantissime del nostro corpo. Il primo esempio in assoluto è il sistema nervoso, quindi il cervello, i nervi, i neurotrasmettitori, gli ormoni, sono tutti fatti da grassi, quindi è importante avere un buon introito di grassi. Ovviamente ci sono, come dicevi tu, i grassi buoni e i grassi cattivi. I grassi buoni sono quelli che poi vanno ad aiutarci a formare appunto gli ormoni, ma anche a prevenire l'aterosclerosi e i problemi legati ai grassi cattivi. Certo. Sto parlando ovviamente degli EPA e DHA, noti anche come omega 3 e omega 6, che sono contenuti nel pesce fondamentalmente, soprattutto nel pesce azzurro, nell'olio extravergine d'oliva. In realtà sono i grassi poliinsaturi, certo. Insaturi e poliinsaturi. Sì. Insaturo, per chi non lo sapesse, significa che hanno un doppio legame. Quindi quando questi grassi hanno più legami vuol dire che sono più solubili e quindi creano le membrane cellulari e fanno sì che queste siano aperte al passaggio delle proteine, al passaggio dei neurotrasmettitori. Hanno una maggiore funzionalità. Esatto, sì, rendono più fluido, certo, diciamo, la nostra membrana. Certo.
Mentre, e quindi dicevamo pesce, olio extravergine d'oliva, frutta secca e un po' anche l'avocado, cioè ci portano questi omega 3 e omega 6 che sono importantissimi per il buon funzionamento non solo dell'apparato cardiocircolatorio e del cervello e degli ormoni, ma anche il sistema immunitario. Anche l'avocado è interessante, sono grassi che fanno bene. Quindi. Sono grassi che fanno bene, ovviamente sono grassi, quindi contengono molte calorie e bisogna andare con parsimonia, certamente. Soprattutto nell'olio. Attenzione alle cotture e a non superare i 180 gradi, perché dopo quella temperatura si formano degli acidi grassi trans che sono molto pericolosi. Per quanto riguarda i grassi cattivi, perché in realtà loro poverini non sono cattivi, è cattivo l'accumulo di essi o l'esagerazione, una quantità eccessiva di questi grassi, e cioè hanno come compito principale quello di riserva energetica, quindi vengono depositati per essere poi successivamente bruciati nel momento in cui abbiamo bisogno di energia e non stiamo assimilando cibo. Tuttavia possono creare sia degli accumuli, il famoso colesterolo e trigliceridi che si accumulano causando ovviamente un pericolo per il nostro sistema cardiovascolare, ma anche possono contenere quelle molecole infiammatorie, pro-infiammatorie, che quindi tipo le citochine, l'IL, che ci creano non solo un deperimento interiore, ma anche poi quella stanchezza, quella astenia, quella poca voglia di fare. Scatenano anche questo tipo di reazione. Esatto, un po' se abbiamo in mente i grandi obesi, magari più americani, si vede che hanno poca voglia di fare e anche molti problemi magari di pelle o di ormoni. E sarebbero i saturi questi? Sono i saturi, soprattutto quelli animali, quindi burro, margarina, formaggi stagionati. Insomma, impariamo a distinguere grassi buoni da quelli cattivi, non per colpa loro. E non eliminarli, esatto, ovviamente. È importantissimo, grazie naturalmente alla nostra life coach. Alla prossima e invece a voi velocità in cucina, ma di corsa. Op, 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 op. Ed è chiaro che a questo punto i nostri Golden Chef vogliono vedere l'impiattamento della tua vellutata, Clau, per cui da dove partiamo? Ovviamente dal nostro pentolino. Esatto, dove abbiamo frullato con il frullatore immersione e le verdure cotte nel brodo vegetale. Adesso spero di non Io ti avevo preparato tutto. Già questo per... Bravissimo. Vedi. Per non fare. Sembra una chef, sembra, vero? Sì, no, perché normalmente c'è la voce. Che bello denso che è venuto però questo brodino. Diciamo che il topinambur addensa parecchio. E abbiamo usato appunto la quantità di brodo per dargli questa consistenza proprio della vellutata. Vedete che bello. Poi anche col piatto così bianco, avevi ragione a volere il piatto poi bianco. Poi anche di sera, tu immagina, cioè arrivi a casa un po' freschino. Sì, ma comincia ad essere la stagione giusta per le vellutate, per le zuppe. Arrivi a casa alla sera e mangi volentieri. Ecco il crumble. Poi ne fai 20 litri che ci vai avanti tutta la settimana. Allora, diciamo che il crumble è quella nota in più, insomma, altrimenti sarebbe una passata di verdure, un po' con degli ingredienti alternativi, ma pur sempre una passata di verdure. Quindi invece del solito cubettino di pane tostato. Esatto, è sempre un pane tostato, però è tutto reso più croccante dal fatto della mollica del pane raffermo e dell'acciughina che gli dà quella nota salata e anche un po' di... Ma non è finita, perché siccome dobbiamo imparare tante piccole cose, piccoli trucchi, guardate che cosa... Ilenia e la nostra Claudia ci mostrano come decorazione. Avete presente i fiorellini, per esempio, non so, del basilico, eccetera? Sono tutti quanti edibili, si possono mangiare? Sì, assolutamente sì. E sono fiorellini che, messi come sta facendo Clau in questo momento, fanno sì che portiate in tavola un piatto che non sia la solita vellutata, come stavi dicendo tu, appunto, Claudia. Sì, perché anche l'occhio vuole la sua parte, insomma, quindi magari proponiamo qualcosa di molto semplice, veloce e anche sano. Bello da vedere. Però bello da vedere. Ecco. E perché i colori magari sono un po' autunnali, quindi dare questa sferzata nuova. Sì, esatto, poi comunque tutto in stagione. E a proposito di cose che devono essere perfettamente sposate tra loro, non potevano mancare i nostri amici di Ice Veneto che tu conosci e che adesso arriveranno per l'abbinamento. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Eccoci qui per il nostro appuntamento giornaliero, uno dei due appuntamenti giornalieri. Immancabili. Esattamente. Con questa vellutata di topinambur e carciofi. Solo i fondi, Ah, ecco, bravissima. Sai benissimo che
I carciofi è un prodotto che difficilmente si riesce ad abbinare correttamente al vino. Questa nota tannica tende ad rendere difficile l'abbinamento. In questo caso i fondi invece non hanno questa prerogativa, quindi è più facile da abbinare. Topinambur. Vicino a casa c'ho delle piante, questi margheritoni sotto, andiamo a cercarci fra poco le radici con cui preparare questa splendida vellutata. Quindi topinambur, carciofi e poi l'acciuga. L'acciuga. Altra nota aromatica che mi costringe, mi mette sull'autostrada e mi dirige verso Bolzano. Siamo quindi nelle pressi di Termeno, questa azienda che produce questo Müller Thurgau. Müller Thurgau è un vitigno ottenuto dall'incrocio fra Riesling e Madeleine Royale da un enologo svizzero all'inizio del secolo, e ormai è diventato un vitigno a tutti gli effetti, che ha questa caratteristica di unire la nota aromatica del Riesling a quella del Madeleine Royale. Alcol contenuto, quindi siamo solo a 12 gradi, perché una vellutata chiaramente iniziamo il pranzo, quindi è un entrée, non possiamo iniziare con grandi gradazioni alcoliche. Bello, fresco, vedi questi riflessi verdolini che manda questo vino, pur essendo già un'annata strutturata, con 2015, quindi ha già un suo percorso importante, però mantiene questa nota verdognola. Il naso è ancora fresco, è ancora di note di Mela Gold, di Mela Granny Smith più che Gold, quindi ancora molto molto fresca. In bocca è agile, molto verticale, questo vino. Sì, e quindi ecco che questa freschezza e sapidità mi aiuteranno ad affrontare la vellutata nelle sue parti aromatiche, al naso, ma anche pulendomi di quella che è una componente leggermente grassa, che è una vellutata comunque ha in sé naturalmente. Quindi noi abbiamo finito il tempo, purtroppo. È un peccato, è sempre troppo poco. È troppo poco, vero? Quindi veloce, 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 un brindisi e ci incintato dopo, mi raccomando. Come accade sempre con le nostre food blogger, ci divertiamo veramente come delle pazze, Elenia e io, ma anche oggi devo dire che Claudia veramente è una buona spalla. Sì, assolutamente. Non avete idea di che cosa abbiano combinato queste due mentre voi guardavate altro durante la trasmissione? È sempre così un delirio. Mi sento a casa. Ma sì. Che è il più bel complimento che tu ci possa fare, Sabri. Che carino, grazie, hai ragione, Elenia. Che ne dite? Andiamo con la mousse di yogurt di greco? No. No, restate qua, benissimo. Allora, la mousse di yogurt greco, 125 ml di panna fresca, 100 g di yogurt bianco greco non zuccherato, mezzo cucchiaio raso di zucchero a velo, questo per quanto riguarda così la preparazione di base. Per il crumble, che ritorna, che è il filo conduttore della puntata di Clau quest'oggi, 40 g di burro freddo, non gelato, vero come la puntata precedente? Ti odio. 50 g di zucchero di canna, 60 g di farina di riso, 40 g di noci sgusciate, ripeto questo per il crumble. E infine per le mele, ci vogliono ovviamente le mele, sarebbe stato imbarazzante dicessi pere, 35 g di zucchero, 20 g di burro, un cucchiaio di miele di melo e cannella quanto basta. Quando c'è la cannella io sono a posto, sono contenta. No, perché... ma spiega il discorso, perché mi ha detto, ma c'è questo, allora, burro congelato. Nella puntata precedente, praticamente lei che mi odia, cosa ha fatto? Ha inventato questa ricetta per la quale ci voleva il burro ghiacciato da freezer, perché così io lo grattugiassi, hai capito? E vedevo fare questi fiocchettini che erano proprio belli da vedere, però avevo tutte le mani infaccelate, ma la lascia stare. Lei se può farmi del male lo fa. Allora, di solito cosa puoi fargli fare? O grattugiare il formaggio, tritare il cioccolato, sono quelle cosine lì, ma capisci? Non è vero, perché io potrei fare molte cose. Non avevo che lei ha paura che io la faccia sfigurare. Certo. Sono bravissima io a cucinare e i Golden Chef lo sanno benissimo. Sì. Ciao Riccardo, che è mio marito. Ecco. Sì, allora, intanto cominciamo con lo sbucciare le mele. Sì, e iniziamo a fare il crumble, che è quello che dovrà cuocere in forno. Sì. Allora mettiamo le noci sgusciate. Sì, certo. E le tritiamo. Tutte e due le mele? Sì. Sì. E le facciamo a cubetti. Ok, le dotte. Io chiedo a te, Ilenia, sì, di tritare grossolanamente
le noci. Sì, un po'. Né troppo grossolanamente né troppo finemente. Come ti pare. E fai tu. A impulsi. Fai tu. Così la frutta secca, anzi la frutta oleosa, non si surriscalda e rimane ben sgranata e quindi non esce tutto il suo olio. È una gabbia di matti. Questa cucina è una gabbia di matti. Però dice delle cose vere. Ma senti, dopo ti devo chiedere questa cosa. Sì, perché dobbiamo parlare Quanto? Forte, va bene così? Non ci sono più pezzettoni, un altro giretto. Perfetto, va bene? Io ho una domanda da farvi. Allora, intanto, vabbè, abbiamo triturato le noci. Sì. Ma voi food blogger, e parlo anche di te, Timo e Vaniglia, Ilenia, quando decidete di organizzare le nuove ricette, eccetera, perché poi vengono postate con le foto, esperimenti, eccetera, vi trovate e vi chiudete in cucina a casa di una di voi pazze e incominciate a fare gli esperimenti, giusto? Sembra una cosa così tipo stregoneria. Mi ricorda l'apprendista stregone, perché lei la vedo molto come Topolino, per esempio. Io sono molto solitaria. Ma non nascono sempre da una cosa meditata, cioè a volte stai facendo un'altra cosa o stai semplicemente mangiando un ingrediente nuovo, oppure vai al mercato e vedi un frutto, una verdura che ti chiama. Io dico sempre che sono gli ingredienti che mi chiamano. Hai ragione. E io do loro ascolto. Quindi a volte è proprio il colore, ma anche il packaging che mi invita. Detto anche da una che viaggia quando può, perché a te piace molto viaggiare. Sì, sì, certo. E quindi io prendo tutte queste cose e dico: cosa potrei fare con questa cosa che mi piace tanto? Certo. E da lì nasce la ricetta. Hai capito. Un po' quello che fai tu, no, Ilenia? Quanti chili di farina hai tu a casa con questa storia? Di quanti tipi di farina soprattutto? Oh, che bella questa confezione! No, invece quasi la voglio provare, la prendo. Esatto, invece io la maggior parte delle ricette che nascono e vanno a buon fine sono quelle che io di solito poi preparo per cena. Certo, davvero? Sì. Io sì. I salvacena, sì, la prefrigo. I tuoi uomini sono veramente... Tante volte sono loro i veri tester che dicono sì, mamma, insomma, cioè, la serie... E li non capisci. Farei tanto pubblicità, certo, ecco. Certo. Non lo pubblicherei, così. Esatto. E poi, sì, un po' così, quello che è. Solo che io, non so te, ma io mi trovo sempre un po' sballata con la creazione delle ricette. Nel senso che io mi ritrovo ad avere il lampo di genio alle 5 di pomeriggio. Oddio, su serio? Che ormai... È l'ora dell'ispirazione. Sì, ma il blogger, vero, non fotografa a quell'ora. Eh no, la luce naturale. Perché la luce non va bene? No. Ah, beh, si adesso poi figuriamoci. Entro le 2 del pomeriggio. Autunno-inverno sicuramente la luce non è quella buona, no? E quindi qual è l'ora, scusatemi, che io non so nulla? Tra le 11 e le 2, diciamo. Ah, quindi le ore centrali. Poi dipende della dove giornata. È esposta la tua finestra, dove fotografi, però io tra le 11 e le 2 posso fotografare. Ho capito, perché altrimenti non hai, diciamo... E quindi tre quarti delle mie ricette vengono solo mangiate. Poi però se sono buone le rifai per fotografarle. Vengono più bene come prima. Ecco. Invece dovete sapere che Claudia... Sì. Aspetta, grazie. Scusate, allora intanto abbiamo sbucciato le mele. Abbiamo, io parlo sempre plurale, ma insomma l'ha fatta Ilenia. Adesso cosa fai ancora? Abbiamo tritato le noci, adesso abbiamo aggiunto tutti gli ingredienti del crumble, quindi il burro, lo zucchero e la farina di riso, che si può anche sostituire con la farina 00. Ah, perfetto. Diciamo che il riso lo rende un pochino più croccante ed è un dessert che va bene anche perché è intollerante al glutine. Ma che acrobazie fai fare a quel tritatutto? Quindi anche qui rimane un composto un po' sbriccioloso, certo, come quello di prima, sì, che adesso andiamo a mettere su una teglia da forno con un po' di carta. Ah, forno. Ma sì, che contributo della regia. Eccolo qua. Noi abbiamo perché già naturalmente tantissimo. Per i tempi che abbiamo, insomma, non si poteva, però praticamente funziona che si mette sulla leccarda della Così. Carta forno o tutto direttamente sbriciolato, perfetto, sulla leccarda e foderata. A quanti gradi per quanto? 180 gradi per 15 minuti. Perfetto, ma tu fai sbriciolato, poi vengono fuori queste poi cose quando buone. Tu lo prendi un po' come la fregolotta, la sbrisolona, diciamo, poi si staccherà in pezzi così che noi però di nuovo sbricioleremo. Ah, perché perfetto. Quando noi tireremo fuori il crumble dal forno,
giorno, sì, non sarà perfettamente compatto, ci darà l'impressione che sia ancora un po' molliccio, ma va bene, quando ha preso colore è cotto, perfetto, quindi 15 minuti va benissimo, e poi quando è freddo lui si compatterà, avremo tutta questa leccarda piena di queste bricioline che si sono appiccicate, certo, tra di loro, che poi noi utilizziamo in modo scomposto. Perfetto, anche perché, okay, mi dicevi prima la mousse... Per me, scusa un attimo, cubetti? Cubetti, sì sì, cubetti. La mousse in realtà, quella che la nostra Claudia oggi vedono, è venuta a insegnarci, non è la è classica mousse per la quale ho scoperto... scusatemi, vi sto interrompendo? Okay. Sì. Ho scoperto, la mousse vera e propria insomma richiede una lavorazione, invece la mousse, quella che proponi tu oggi, è una cosa che possiamo fare tutti a casa, no? Esatto. Una cosa molto veloce e molto buona. Anche questo, come lei diceva, il salvaceno, questo può essere un salva dessert, nel senso che è un dessert a cucchiaio, secondo me è anche molto d'effetto, però con una difficoltà minima, esatto, certo. Allora accendiamo il fuoco, che facciamo il caramello a secco, certo, che non è altro che un caramello senza acqua. Sì, perché così siamo sicuri che non si brucia. Poi vediamo la pentola, altrimenti aggiungiamo un goccino cosa d'acqua. Cosa faccio? 4, 5, tu che sei la maestra? Fai un 5. Perfetto. Vedi che pian piano mi sto abituando alle temperature, eh? È perché è difficile quando non conosci. Beh, insomma, pian pianino, insomma, questa è la terza stagione, forse tra 10 anni avrò imparato a usare bene questo forno a induzione. Invece, sapete una cosa? La cosa che mi ha incuriosita del tuo blog, del chi sono, praticamente del tuo blog, Claudia, sì, è il fatto che tu hai avuto i tuoi esordi con una pentola, che io ho sempre chiamato pentola, e che mia nonna Maria ha sempre usato, e che in realtà tu chiami fornetto. Praticamente è quella pentola in alluminio che per alcune può avere i manici di plastica, in altre invece semplicemente manici d'alluminio, che ha la forma di ciambellona per fare le ciambellone. Invece tu mi hai fatto scoprire, fai scoprire a chi ti segue, chi segue il tuo blog, che questa è molto, è poliedrica questa pentola. È versatile. Tu lo chiami fornetto. Sì, io lo chiamo fornetto. In realtà abbiamo ragione entrambe, perché si chiama pentola fornetto. Ah, quindi è sia una pentola che un fornetto. È un fornetto perché riporta una cottura in forno direttamente nel gas. Sì. Quindi è nato, diciamo, quando il forno non esisteva, quindi quando c'erano le famose cucine economiche. È vero. Quindi non si poteva cucinare una torta dentro al fuoco. Certo. Quindi bisognava cucinarlo sopra. E sono inventati questa pentola che crea un clima da forno, conduce il calore, certo, molto velocemente, lo distribuisce. Il coperchio tutto bombato, ha dei buchetti. Con dei buchi. Esatto. E lo spargifiamma. Spargifiamma. Che è quello che distribuisce in modo uniforme. Che va messo direttamente sul fornello. Va Viene messo... utilizzata solo sulla fiamma? No, anche nel fuoco ad induzione. Perfetto. In realtà si testa un pochino l'intensità e abbiamo fatto delle prove e vediamo che funziona benissimo, quindi anche nelle cucine moderne questo oggetto antico può essere utilizzato. Quindi se vostra nonna appunto usava questo fornetto, pentola fornetto, non buttatelo, perché è assolutamente di gran moda ed è una cosa che, anzi, se ne avete uno vintage, esatto, beati voi e non sapete dove darla, chi darlo, cioè penso, però verranno fatte le foto. Spazifiamma, ma è la pentola per esempio. Ecco, mi piaceva questa cosa. Allora, abbiamo raccolto tutti i cubettini di mele, quelle della Val di Non. Sì. Mele renette erano queste, sì, vero? Renette, ecco. Mele renette. Stiamo aspettando la che faccia il caramello. Esatto. Noi, allora, possiamo azzardare anche a portarlo a 7, poi lavoriamo sulla temperatura e quindi riusciamo ad abbassare. Io ho azzardato, senza problemi. Se per caso sentite... Sapete che non è colpa mia, sì, io non c'entro. Allora, lei ha parlato di caramello a secco, quindi senza l'aggiunta di acqua, perché c'è anche la possibilità di fare un caramello ad acqua e quindi con una minima percentuale di acqua abbiamo una certa fluidità maggiore e magari serve soprattutto per... Ma cosa cambia poi alla fine? Proprio il la sapore consistenza. Cambia? La consistenza? Diciamo che il caramello a secco non riesce a lavorarlo. No. Perché si indurisce subito. Invece capito. Il caramello ad acqua... sta cominciando. Sì. La magia del caramello. Io volevo fare così. E ho sempre paura che mi bacchettino, capito? L'unica cosa col caramello mescoli che non devi mescolare. Cos'è? Non devi mescolare con il caramello. Si rimane tutto incollato. Abbassi la temperatura e diventa... Vabbè. Ma potremmo fare uno scherzino. Santo cielo. Allora, sentite, mi sa come siamo messe, noi possiamo cominciare anche a fare la mousse, cosa dici nel frattempo? Sì, e dopo la teniamo in frigo così si addensa. Io non voglio fare spoiler, spia o chiamatelo come volete, ma c'è qualcuno, non voglio fare il nome, ma solo il cognome Bianchi, che non vede l'ora di mangiare la mousse di yogurt greco. Ecco, adesso il caramello è pronto, possiamo mettere le mele.
prendo un cucchiaio di... grazie. Ma anche con noi facciamo Marisa, sempre alla grande. Sì. Un sì. Quindi adesso andiamo a caramellarle. Esatto, mettiamo il burro. Buttiamo tutto. Esatto. Vedo che a te piace questa cosa del tutto insieme. Esatto, che anche facilita. Ma sì, secondo me il compito di chi come me proprio non è una scheggia in cucina. Non so, ma in realtà nella vera pasticceria i passaggi sono importantissimi, certo, come i dosaggi, eccetera. Ma siccome questo non è un vero dessert, cioè non è un vero dolce, diciamo, ma è un dessert, quindi è una messa insieme di preparazioni, sì, possiamo anche un pochino improvvisare, ecco, non succede niente. Allora, io ho messo lo yogurt, giusto? Sì. Panna? No, prima va montata la panna, okay, scusa, non okay, te l'ho detto. Ok, non importa. E lo zucchero va messo nello yogurt greco, se volete, nel certo, senso che è facoltativo, perché le mele saranno molto dolci. Sì. Okay. Ed è dolce anche il crumble, perché comunque è fatto con lo zucchero. Ah, ma per quello dicevi non zuccherato. Non zuccherato. Se volete una cosa... minima. Sì. Se volete una cosa più dolce, sì, potete aggiungere un po' di zucchero. Perfetto. A velo. Altrimenti è buono anche il contrasto tra la dolcezza della mela e l'acidità. Io non voglio yogurt mettervi fretta, ma abbiamo la pubblicità che incalza. Adesso Ilenia con tutti gli accessori nuovi della cucina. Io voglio provare a montare la panna con questo. Dai, vuoi provare? Sì, perché non trovo il bicchierone che l'abbiamo okay, usato. Ok, allora io prima aggiungo anche il cucchiaio di miele. Vediamo, così. Guarda. È una cosa antica. Questo dovrebbe servire per montare la panna, noi naturalmente ci fidiamo, no, adesso andiamo in pubblicità e tra poco vedremo se effettivamente Ilenia ce la fa. Anche rima. Siamo praticamente pronte a mostrarvi come viene poi costruito questo dessert, questo esatto, dolce, la mousse di yogurt greco. Nella ricetta che Claudia ci ha portato quest'oggi abbiamo scelto questo bicchiere, questa coppa, sì, che è molto bella, perché io farei già piena fino al limite. Dove vengono messe le mele. Senti, ma c'è un motivo per cui hai scelto il miele di mele? Ma il miele diciamo che è più delicato, quindi non va a coprire gli altri gusti, ecco. Però potrebbe andare bene anche un millefiori, per esempio. Esatto, il miele che usiamo a casa normalmente, certo, può andare benissimo. Allora, ottimizziamo i tempi e raccontiamo questa meraviglia che hai fatto. Diciamo che questa è la decorazione, sì, non abbiamo potuto farla qui perché è facilissima da fare, però richiede un pochino di tempo. E quindi come l'hai fatta? Acqua e zucchero, quindi sì, un caramello, sì, non a secco, come diceva. Vai, vai, continua. Passiamo le mele e qua le diamo, diciamo, 2-3 giratine, come si suol dire. Sì. Poi le mettiamo in una carta scottex ad sì, asciugare e poi accendiamo il forno a 120 gradi. Sì. E gli diamo un'oretta e mezza dentro le mele, così. Okay. Poi gli lasciamo un'altra oretta in forno, col forno spento. Che rimangano finché il calore si asciugheranno perfettamente. Ah, si asciugano quindi, esatto, e diventano così? Non ancora, perché quell'acqua e zucchero che abbiamo usato per, diciamo, cuocerle, sì, la faremo andare finché diventa ambrata e quindi un bel caramello. E gli diamo un'ultima passata. Cosa in modo dire? Tale passata. Mettiamo le mele dentro, le immergiamo, poi il caramello si solidificherà e diventeranno così belle rigide come si vede. E sì, perché se le batti sul piatto, fai sentire? Sì, sì, sono... Sentite? Sembra un pezzettino di compensato, sembra tic tic. Esatto, mi fa voglia, ti vedo di sgranocchiarlo, mamma mia, fantastico. Vedete il crumble, adesso noi semplicemente prendiamo e lo sbricioliamo sopra. Perfetto. E quindi avremo la mela, avremo la parte di mousse, avremo il croccantino alle noci appunto del nostro crumble. Buonissimo. Poi qua va a gusto e poi possiamo finirlo con la nostra bella mela caramellata. Mentre noi il finale lo avremo tra poco con Graziano Simonella che arriva per l'appunto per la seconda volta con un vino da abbinare a questa mousse di yogurt greco. Sono proprio curiosa di vedere l'abbinamento per questo dessert al cucchiaio. Ecco, intanto a farvi i complimenti per come avete caramellato le mele. Le mele, hai visto? Mettere un oggetto freddo in un zucchero che sta caldo, caramellando, si rischia di bloccare, di inchiodare tutto. Invece, devo è dire, grande tecnica. Quindi, yogurt greco. Quindi l'acidità. Acidità.
caramello, quindi abbiamo la nota leggermente amarognola, il dolce, e poi abbiamo le mele che danno freschezza. Quindi e anche la parte aromatica, perché è ben carico di cannella. E crumble. Quindi ci sono un sacco di messaggi, è un vino che può dare un sacco di messaggi, di grande eleganza, di grande finezza, di persistenza e in sauternes. Siamo a sud del Bordeaux, Semillon, Muscadel, Sauvignon, Botrytis cinerea, questa muffa nobile che avvolge gli acini estraendone parte dell'acqua, quindi andandoli a renderli passiti e concentrando la componente zuccherina, e porta nel vino una nota aromatica che adesso tu andrai a individuare, perché è una nota di cucina, è una nota che ricorda il risotto alla milanese. Guardatemi, questa volta è lo zafferano. Assolutamente sì, qui perfettamente leggibile. Eh sì. Unito a note di frutta esotica molto molto sì. Matura e note speziate ancora qui, che ecco che torna un po' l'ancestrallato, molto bello, molto elegante. Bocca è un vino di grandissima eleganza, morbido, completo, rotondo, avvolgente, come deve essere un vino per incontrare questo piatto, questo dessert a cucchiaio così strutturato, dove la croccantezza è unita alla morbidezza e la nota aromatica. E qui c'è assolutamente tutto, è uno dei forse i più grandi vini da dessert del mondo. Non lo troviamo solo in Francia, ma anche in Italia abbiamo dei botrytizzati, come si chiamano, a questo livello. Noi abbiamo finito il tempo, però io facciamo il cicì e un altro sorso assolutamente. A tra poco. A tra poco. Purtroppo ogni bel gioco dura poco, spesso lo diciamo quando ci vengono a trovare delle food blogger come te, Claudia. Grazie. Claudia Sgarbossa, cloud.it, sì. Italian style in Mexican way. Esatto. Se volete scoprire il magico mondo dei suoi viaggi, delle sue foto, della sua famiglia, fatelo, mentre vi ricordo che come sempre invece noi ci troviamo tutti i giorni a cucinare. Cosa volevi dire tu? No, siamo presenti sempre con i social, certo, quindi seguite le nostre ricette. Ma quello è normale. Guarda, anche questo è un olio di cui noi siamo follemente innamorate, te lo top. Vogliamo offrire, sì, è un olio extravergine d'oliva. Grazie. Meraviglioso. Ti consiglio, scusami, anche fare il crumble con l'olio extravergine d'oliva, è delizioso. Sì, è una cosa che tu spesso volentieri ci hai insegnato. E questo invece è il Grembiule, ricordo. Grazie, un bellissimo ricordo, sicuramente. Ecco, grazie. Niente, tu ricordati di noi, non solo nelle tue preghiere, ma anche nei tuoi vari collegamenti social. Sì, salutiamo i tuoi bimbi, che sono Benedetta e Alvise. E tuo marito, che Gianluigi. Gianluigi, due cuori che si sono innamorati, sono partiti in Messico, sono tornati, poi sono stati in Messico. Una storia bellissima. Un po' come noi, insomma, siamo andati a casa, sì, siamo tornati in studio. Sì, sì. Più o meno, insomma, siamo poi tornate. Ciao a tutti, vi vogliamo bene, alla prossima. Ciao, grazie. Ciao.